Ciao ragazzi, ci siamo, primo video del 2017, finalmente ci siamo tolti dalle scatole questo 2016 bisestile, se Dio vuole perché non se ne poteva più, e con la speranza che questo 2017 sia migliore, iniziamo un nuovo anno insieme. Non ci credevo che sarei riuscita a fare questo video perché ovviamente è come ultimamente è un'impresa, nemmeno fossi Spielberg deve iniziare appunto un film, però è così, però vi ringrazio per la pazienza, per tutti i vostri messaggi, per esserci sempre, anche se appunto io latito un po' su YouTube, però è comunque una cosa che voglio portare avanti, quindi abbiate pazienza se, come dicevo appunto anche nell'altro video, non, è una cosa che non riesco a fare, diciamo, con una certa continuità, però insomma ci sono sempre. Allora, parliamo di saldi. Non mi ricordo se in altri video ho mai fatto questo cappello, però lo rifaccio, abbiate pazienza, al limite andate avanti. Nel senso che i saldi, tutti gli anni, diciamo che c'è questa corsa ai saldi o estivi o invernali, io insomma non riesco mai a prendere quella che è l'occasione, perché un po' perché sono saldi da un po' di anni che insomma nazzicano un po', non è che siano questi gran saldi, un po' perché le catene low cost, i saldi delle catene low cost sono da bannare perché ritirano fuori le cose vecchie, questa è già una questione super affrontata, un po' perché poi alla fine, parliamoci chiaro, cioè non è che abbiamo bisogno di niente, perché stringi stringe quello. Però diciamo che ho selezionato delle cose che io non ho preso ai saldi, che però potete trovare ai saldi e secondo me sono dei buoni acchiappi, dei buoni affari, perché sono dei capi, come io mi ostino a dire da sempre, senza tempo, cioè il saldo intelligente non è che lo dico solo io. Tra l'altro ho visto un video di Saidori dove lei appunto diceva, diciamo, esprimeva il mio stesso pensiero sui saldi intelligenti e lo condivido appieno, andatelo a vedere, è molto carino. Mi sono persa. Tendo, ho sempre mirato a delle cose, ai saldi, soprattutto a quelli invernali, a delle cose che poi mi sarebbero servite anche altri anni. Vi farò principalmente vedere accessori, cioè scarpe, borse e capispalla, quindi cappotti e giacconi, perché secondo me sono, diciamo, gli elementi più papabili durante i saldi, più che il vestitino, la sciarpina, l'aggeggino, che poi, insomma, lascia il tempo che trova, mentre scarpe, borse e capispalla, senza tempo, secondo me sono l'affare migliore che uno può fare ai saldi. Ovviamente anche i golf o un bel paio di pantaloni, ad esempio, vanno moltissimo i golf come ho io adesso indosso a color block. Ora dalla telecamera non sembra, comunque è un rosso bello acceso e un blu. Questo è un golf preso ai saldi, cioè ai presaldi alla Rinascente di Maillet. Maillet è un brand francese molto bello, a me piace moltissimo, che ha puntato molto questa sua collezione appena passata a una moda, come sta andando anche vistosamente da tutta la stagione, una moda che si rifà un po' agli anni 80, molto lineare, pezzi basici, golf un po' over, unisex, e questo golf mi era piaciuto molto proprio per la fattura, mi ricordava un po' un golf che aveva mio babbo quando io ero piccola e che mi piaceva, e quindi appunto trovandolo ai presaldi, cioè, voglio dire ragazzi, non è che si può rinunciare proprio a tutto, no? Ecco, e quindi capi come dei golf particolarmente belli in mohair, in lana, anche in questo caso golf comunque abbastanza basici, io vi spronerei a diciamo indirizzarvi su quello, oppure ad esempio dei jeans, diciamo il jeans è onnipresente da sempre e per sempre sarà, come dico, però stanno andando moltissimo i jeans leggermente
tagliati, sfrangiati alla caviglia. Io ne ho un paio di Zara dell'anno scorso, quest'anno li ha rifatti, li potete trovare in saldo, non so se da Zara, ma sicuramente nello shop online di Another Stories, e sono esattamente questi. Hanno una bella allure, sono diritti, sono un po' il vecchio modello dei Levi's 501 che andava quando almeno io ero ragazzetta e che mia mamma non mi voleva mai comprare, attenzione, e li trovo molto carini, interessanti da tutti i giorni. Io in inverno li porto con le calze, in estate ovviamente con invece le scarpe senza calze, e mi piace molto questo mix di jeans un po' maschile e anche golf dalla foggia un po' maschili, accessoriati con ad esempio i mocassini. Anche questa è un'altra, diciamo, divide le folle insieme alle scarpe della nonna. Queste sono scarpe che dividono le folle, lo capisco, perché non piacciono a tutti. Io li trovo, questi sono mocassini di mango che sicuramente trovate nello shop online a saldo, perché sono appunto della stagione invernale, tra l'altro veramente buoni, cioè di pelle, comodi, e io li ho straportati quest'inverno, ora non sulla neve chiaramente, però insomma, portati con le calze scure, anche con una bella gonna, fanno molto Margot Tenenbaum, che è il personaggio appunto del film di Wes Anderson che adoro, mi piacciono perché danno quell'allure un po' francese, un po', mi sono messa sta cosa un po' a caso, però in realtà è studiata, che mi piace molto, e ci stanno benissimo con i jeans, secondo me con tutti i tipi di pantaloni, con i jeans, con pantaloni con le pants, con le gonne, e trovo molto interessante il mixarli, i mocassini, anche con un look come sono vestita adesso, con un capospalla come può essere una pelliccia, mi raccomando, solo esclusivamente ecologica, io parlo e indosso solo pellicce ecologiche. Allora, la prima che vi faccio vedere, poi tanto la vedete indossata, addio vado fuori fuoco, è questa. Questa è un'eco pelliccia in simil castorino di Lazzari. Adesso nello shop online, se ne parlava con una ragazza su Snapchat, nello shop online non c'è più questa versione, diciamo, un po' striata, ma c'è nella versione animalier, nella versione cipria e nella versione, insomma, cipria, beige cipria, e nella versione marrone liscia, e sono veramente ben fatte, cioè sembra vera. Veramente sembra vera, il costo è altino, ora è a saldo, però insomma è sempre un costo importante, però devo dire la verità che io ne ho tante di pellicce ecologiche di Zara, una anche di mango, sono carine, mi piacciono, poi ve ne farò vedere una in particolar modo, però indubbiamente la fattura è diversa, cioè nel senso, è inutile stare a girare intorno, i brand come Lazzari, come può essere Otto Dame, come può essere l'altro Shows, cioè hanno dei costi elevati, ma hanno, diciamo, una lavorazione delle fatture che sono migliori, su questo non ci piove e nessuno mi ha pagato per dire questo, ribadisco. Però insomma, questo è un pretesto per dirvi che ad esempio una pelliccia così, e ne troviamo a pacchi su ASOS e su Topshop, sempre shopping, shop online, la pelliccia ecologica così mixata con i mocassini e un golf così sotto, io lo trovo di una sciccheria incredibile. Ma non solo, io la mixo anche con scarpe da ginnastica, queste sono le Vans, che adesso stanno tantissimo tornando di moda, in pieno stile anni 90, io le avevo comprate a Londra in una gita con un'amica, con l'Elisa, quando eravamo andate a Londra avevo comprato le mie prime Vans e quindi me le sono ricomprate, non credo che siano a saldo, però ci sono nello shop online, nello shop online di ASOS, nei negozi, e costano sui 70-80 euro. E sono comodissime, questo parentesi, però anche mixate con una pellicciotta in questo caso io le trovo fantastiche. Altra pelliccia ecologica che volevo da una vita è questa, oddio ho cigolato anche la gruccia, è questa di Zara, che appunto ha un'altra cifra, ha sicuramente un'altra fattura, però è veramente ben fatta, e come vedete
vedete, ha queste specie di striature, sembra veramente vera, veramente vera, bellissimo. Comunque, e mi piaceva. Questa ha una foggia leggermente over, ha i bottoni automatici ed è morbida. Ha le taglie, perché me lo chiedete sempre, della pelliccia di Lazzari, che c'è in altre versioni, ma le taglie sono le stesse. Io ho preso la XS perché le cose di Lazzari, cioè, ho visto nel tempo che mi vestono abbastanza ampie, un po' come in Other Stories, quindi tendo a prendere, soprattutto sopra, che mi manca proprio purtroppo tutto, tendo a prendere la taglia più piccola. Questa di Zara invece è una small, perché c'è anche la XS, e credo che anche questa la possiate trovare, se non nello shop online, sicuramente in negozio da Zara, a saldo, ed è molto carina. Anche questa è un po' estrosa, chiaramente. Io non la metterei con i tacchi a spillo, ma la mixo con questo, con scarpe da ginnastica come queste, leggermente aranciate, sono le gazelle dell'Adidas, che io ho trovato da Another Stories e secondo me le potete trovare a saldo adesso. Comunque si trovano ovunque le gazelle, da ASOS anche, su ASOS, e vedete questo mix? Lo trovo carino, ironico, un po' divertente, posto che poi sta benissimo anche con scarpe così da ginnastica e sta benissimo con pantaloni neri, jeans neri e mocassini. Quindi questi tipi di scarpe, secondo me, sono un buon investimento insieme a una pelliccia un po' estrosa, insomma. Se però non avete altre pellicce sintetiche, forse come prima cosa ne prenderei una o marrone o nera o grigia, che è più difficile da trovare, perché sicuramente è una di quelle cose che risfrutterete, anche se l'animalier non passerà mai di moda, mai. Quest'anno poi è stato il grande ritorno dello shearling. Lo shearling, soprattutto nel modello di Acne, inarrivabile, veramente inarrivabile per le mie tasche, però come sempre Zara corre in aiuto. Zara, ma anche ASOS e Topshop, perché li ho visti. Questo è uno shearling ovviamente sintetico, quindi ecologico, che, e io questo vi assicuro, questa è un XS, per la precisione, perché veste abbastanza over, ed è veramente fatto bene. E vi assicuro che tiene caldo, perché io ci sono stata sul Monte Amiata, a meno 13 gradi e stavo bene. Ero veramente super coperta e quindi tiene caldo, nonostante non sia vero, ha il collo alto, è veramente carino. E anche questo, lo shearling nero black semplice, perché è fatto a modi, è veramente l'imitazione della Acne, ed è fatto a modi biker. È una di quelle cose che non passa di moda, perché comunque ha una linea abbastanza pulita, e quindi anche questo è un capo che io vi assolutamente consiglio di prendere, se vi piace il genere, chiaramente, se non lo avete, perché è carino, è versatile da mettere tutti i giorni, ma anche con sotto appunto in total black, e perché no, mixarlo con una cosa un po' estrosa, come adesso, se riesco, vi farò vedere. Queste ballerine, queste sono ballerine di Zara, che hanno ancora il cartellino perché purtroppo con questo freddo non ho potuto mai metterle, e sono le ballerine allacciate alla caviglia, a mo' di quelle di Miu Miu. Sono molto carine, sono in simil cavallino, e trovo che il mix delle due cose sia favoloso, anche da portare, come in questa foto fa la stylist Eva Geraldine Fontanelli, che è una stylist fantastica, e lei le porta così, con queste calze grigie, con sopra uno shearling, e quindi lo trovo azzeccatissimo. E queste, allora, a prezzo pieno le ballerine erano 45 euro, e adesso invece credo sia sul 29, qualcosa del genere, perché ci sono a saldo. Poi, se non vi piace il laccio, visto che è in tessuto, nessuno vi vieta di prenderlo e tagliarlo e avere delle semplici ballerine in leopardo, che secondo me anche in questo caso, con un paio di jeans semplicissimi, sono veramente una cosa carina, su cui puntare come saldo. Altra cosa, e queste sono cose, dell'anno scorso, però
Questo è un cappotto a uovo, sembra Astrakhan, ma appunto è in lana di Zara dell'anno scorso, un cappotto semplicissimo. Sono certa che li abbiate cappotti neri, almeno uno nell'armadio di sicuro, però altrimenti io in questi saldi punterei a prendere anche un cappotto semplice dalla linea basica, nero, oppure perché no, un bel cappotto lungo blu, oppure un color verde bottiglia o un bel grigio, perché sono, diciamo, i colori, anche questi, base, che non vi verranno mai a noia, che ogni anno vi potrete mettere come il famoso cappotto di cammello, perché appunto sono dei colori base, dei colori invernali e secondo me sfruttabilissimi sempre. Quindi il saldo intelligente è cercare un capo di questo genere, perché appunto lo risfruttate, come appunto dicevo prima, un bel cappottone blu, anche in questo caso è di Zara. Ora io ci ho messo una spilla di Another Stories, che penso possa essere a saldo, quindi anche in questo caso andate a vedere se vi interessa uno spillone di questo tipo. Comunque, al di là di quello, un cappotto semplice, lungo, blu, nero, come dicevo prima, anche con gli altri colori, appunto grigio, verde, eccetera, sono sempre degli ottimi investimenti e secondo me se uno fa un tipo di spesa mirata in questo senso, poi se la ritrova, perché sono appunto dei capi che non vengono mai a noia e non passano mai di moda. Per rimanere in tema di nero, questo è un cappotto, vabbè, carinissimo, col cappuccio e con la cintura, perché appunto, come sapete, i cappotti con la cintura sono assolutamente un must di stagione, ma da qualche anno, un po' a vestaglia, anche in questo caso magari sono un po' più particolari di quelli che vi ho fatto vedere, però questi due vi li devo far vedere perché sono veramente carini e li trovate in saldo. Questo è della designer Caterina Pervinca, da cui ho preso un vestitone bellissimo quest'estate a righe, lo vedete su Instagram. E lei, appunto, ve ne avevo già parlato, fa queste cose molto particolari, molto belle, e questo cappottino nero con il cappuccio lo trovo veramente delizioso, veramente. Anche in questo caso semplicissimo, da mixare con un semplice golfino basico, anche a righe, perché no? Questo del video è tra l'altro di Zara e lo trovate ai saldi, sempre a proposito dei saldi, e anche in questo caso mixato con delle college, insomma dei mocassini dal sapore gucciano, molto semplici, oppure anche con scarpe da ginnastica o con queste in leopardo, per avere appunto un allure più particolare. Da tutta la vita sognate la scarpa stiletto di Rabuten, la trovate a un super prezzo, è ovvio. Però diciamo che io, al di là che lo sapete, insomma, la scarpa col tacco la porto e non la porto, molto poco la porto, però appunto io tendo di più a investire su cose da tutti i giorni, che so che mi metterò sempre e che sfrutterò sempre, come queste borse, vi faccio vedere. Quest'anno è stata la grande moda della borsa, così come l'ha lanciata Fendi, con la tracolla differente. Questa è molto carina, è in ecopelle di Zara e ha due tracolle diverse che potete attaccare, questa nera e rossa, un po' come si diceva sul video delle tendenze, un po' militaresca, oppure questa color bordeaux, che appunto potete intercambiare semplicemente, ed è carina perché tra l'altro se avete un'altra borsa con una tracolla staccabile potete sfruttare questo tipo di tracolle, ma appunto è una tendenza che poi ha preso assolutamente piede, e la trovo una cosa carina, una borsa da tutti i giorni, nera, semplicissima, che può essere a mano appunto o a tracolla, e anche in questo caso ha un prezzo buono, perché ora non ricordo, ma era uno special price, perché essendo in ecopelle, e anche questo appunto con un semplice cappotto nero, con ad esempio la pelliccia marrone, sono delle cose carine a un prezzo giusto e appunto secondo me molto sfruttabili. Oppure, sempre di Zara, però in questo caso è di pelle, questa borsa, vabbè,
Questa borsa è una borsa a mano, oppure anche semplicemente così, portata così, di questo bel marrone. Io non so se questo è a saldo, nello shopping online c'è di sicuro, ma non lo so se è a saldo. La pelliccia con un cappotto e mixata ai piedi anche con scarpe da ginnastica, o anche con queste, guardate, anche con queste. È perfetta, la borsa marrone, un bel marrone che si risfrutta benissimo anche in primavera e in estate, proprio tranquillamente, così come appunto il ritorno del secchiello. Io ne ho uno nero di mango dell'anno scorso, questo che vi ho fatto vedere di resina, di questo appunto brand toscano. E ora in questo caso questo è uno zaino, io però lo porto a secchiello, anche in questo caso appunto marrone, morbido, sportivo, casual, però appunto queste forme di borse io se insomma fossi in voi andrei a guardarle, come appunto lo zaino. Ora è pieno di spiccioli perché io spiccioli ovunque, ma non importa, come alle medie quando negli zaini ci arrivate, no, le merende, le penne, io è così, lo zaino è così. Questo è quello, il Kanken quello è lì. E anche in questo caso, allora, non so se questo, forse in qualche negozio a saldo questo viene messo, ad esempio da Cargo a Piombino, loro li vendono, ne sono certa, e viene messo a saldo, penso, o comunque online lo potete trovare. E anche in questo caso, diciamo, prendere a saldo uno zaino tecnico semplice che potete sfruttare come borsa, perché io lo porto come borsa, capisco che è chiaro che è uno stile ad esempio completamente diverso, cioè non ovviamente, però secondo me ai saldi trovare questo genere di accessori è come è, diciamo, lo stesso discorso che facevo prima per i cappotti, è assolutamente funzionale perché sono saldi intelligenti che poi vi ritrovate. È inutile prendere il saldo della cosa di grido, di moda, che poi vi mettete una volta, è, non ne vale la pena secondo me, mentre vale la pena investire in qualcosa che poi sfruttate sempre e comunque. Bene, io spero di avervi dato un po' di idee, come sempre, secondo il mio punto di vista, di una fruitrice di moda e non di un'esperta, ci tengo sempre a dirlo perché, per carità, volevo fare, se riesco, anche un video sui saldi di arredamento, ma non so se riuscirò. In caso pubblicherò delle foto su Facebook o Instagram, di modo che possiate comunque vederle, anche perché in tutto questo sto, diciamo, selezionando delle cose per cambiare un po' il salotto, il famoso divano con le due poltrone, che non butterò via perché verranno messe. Poi le prenderà mia mamma, quindi anche perché appunto ha un valore affettivo quel divano, in quanto era il divano di mia nonna, però appunto sto studiando delle soluzioni, mi sto divertendo molto, e se riuscirò a far combaciare i tempi, insomma, volevo fare un video anche riguardo all'interior design, che vabbè è sempre un'altra passione, anche in quel caso non da esperta, proprio niente, spertona di niente, ma soltanto così, una passione. Vi mando un abbraccio e spero di rivedervi presto, spero di riuscire a fare altri video, di modo insomma da darvi una certa continuità, perché mi dispiace essere così assente. Comunque ci vediamo sempre su Instagram e su Facebook, vi mando un bacio e ancora veramente buon anno a tutti. Ciao!